Il caso di oggi ci porterà nella Corea del Sud e devo dire che questo è uno dei casi che più mi ha spaventato negli ultimi anni, perché è una storia così paradossale e con così tanto mistero dietro che veramente non riesco a capire che cosa è accaduto in quella casa in Corea del Sud. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Quella che vedete in queste immagini è la casa dove vivevano una madre e una figlia. La madre aveva 51 anni, mentre la figlia 21. Il padrone di quella casa ha detto che la madre era sempre estremamente puntuale col pagamento dell'affitto, tuttavia un giorno all'improvviso ha smesso di pagarlo e subito si è insospettito, non capiva che cosa fosse successo. Ha deciso di aspettare comunque un po' di tempo e in seguito si è rivolto alla polizia. Tuttavia ha scelto di aspettare prima di andare a chiedere informazioni in quella casa. Questo era proprio un periodo d'estate e quindi stava proprio per arrivare quell'ondata di caldo che è veramente estrema in Corea, come del resto anche in Giappone. In questo appartamento non vi era l'aria condizionata e dal momento che né il padrone né gli altri vicini non avevano visto mai queste donne aprire le loro finestre, si stavano chiedendo che cosa fosse successo in quella casa, se fosse tutto ok. Tra l'altro, sempre gli stessi vicini hanno detto che da quella casa proveniva un odore veramente terribile e che c'erano anche tantissime mosche che andavano avanti e indietro da quella casa. E per questo motivo è stata chiamata una squadra di soccorso che hanno deciso di irrompere in questo appartamento. Hanno affermato che una volta che si sono ritrovati all'interno dell'appartamento c'era come una corda collegata alla porta che avrebbe impedito a chiunque di entrarvi. Quindi sicuramente questo era parte del loro piano, non volevano che nessuno entrasse in quella casa, volevano rimanere da sole. All'interno di quell'appartamento tutto era completamente chiuso, non vi era nessun segno di ventilazione quando la squadra di soccorso è entrata in quella casa. Quando sono entrati nella stanza da letto si sono ritrovati uno spettacolo che mai si sarebbero immaginati di vedere. Lì vi erano madre e figlia che giacevano l'una a fianco all'altra. Dall'autopsia è emerso che non vi erano droghe all'interno dei loro organismi e che la loro morte non era nemmeno dovuta al sistema di ventilazione della casa. Com'è possibile che queste due donne sono passate a miglior vita? Forse non avevano abbastanza cibo da mangiare? Tuttavia, questo non è il caso, dal momento che all'interno della loro casa sono state rinvenute moltissime provviste, tra cui anche del riso. Quindi i professionisti non hanno ritenuto che la causa della morte fosse stata per via della fame. Tuttavia, quello che hanno detto è che questo era veramente un caso singolare che non gli era mai capitato di vedere prima d'ora. Immaginatevi ritrovarvi lì, una madre e una figlia, giacere piacevolmente, prive di vita, in quella stanza. Quando veniva chiesto alla madre che lavoro facesse, lei ha detto che aveva una piccola attività e che vendeva del riso o comunque altri prodotti alimentari su alcune bancarelle sulle strade della città. È stato chiesto un po' a tutti i venditori locali della zona se mai avessero visto questa donna e nessuno di loro l'ha riconosciuta. So ragazzi che questo magari è una cosa che se non vivete in Corea non vi è mai capitato di vedere, però dovete sapere che spesso in alcune strade della Corea vi sono delle persone che non hanno magari abbastanza soldi per aprire una loro attività o affittare un negozio e prendersi la licenza e quindi finiscono per vendere i loro prodotti su alcune bancarelle per le strade. In ogni caso, tornando a questa faccenda, all'interno dell'appartamento una delle cose più singolari che è stata rinvenuta sono stati una serie di disegni. Ve ne erano veramente tantissimi. Era certamente artistica, ma allo stesso tempo molto molto creepy. Da ulteriori investigazioni che sono state fatte ai compagni di scuola di questa ragazza hanno detto che la 21enne era una ragazza che fin dalle scuole superiori aveva sempre avuto una forte vena artistica, disegnava in continuazione ed era veramente talentuosa. La definivano addirittura come un'artista straordinaria. Era anche una ragazza molto brillante che sorrideva molto e parlava e stringeva amicizia un po' con tutti i suoi compagni di classe.
Tuttavia, è stato dopo le scuole superiori, quando tutti si sono diplomati, che forse le cose sono cambiate per lei. Nessuno, infatti, dei suoi compagni sapeva che cosa ne fosse stato di quella ragazza che un tempo faceva dei disegni tanto graziosi. Questi sono soltanto alcuni delle creazioni che la ragazza disegnava durante il periodo delle superiori. Tuttavia, dopo che è finita per vivere con sua madre, il suo stile di disegno sembrava notevolmente cambiato. I disegni non erano più colorati e gioiosi, ma tutti in bianco e nero e sembravano piuttosto spaventosi da certi punti di vista. Anche i messaggi subliminari che possono essere nascosti dietro questi disegni non sembrano presagiare niente di buono. Nei suoi disegni spesso vi erano dei bambini, come se stesse disegnando lo sviluppo di una vita, magari all'interno di sé, o magari questo sarebbe quello che avrebbe voluto. Forse avrebbe solo un giorno voluto essere una madre. Sembrava che si volesse sposare, e inoltre molti rappresentavano anche questo amore. Magari aveva un desiderio di trovarsi un marito, o magari qualcuno che potesse aiutarla in questa situazione così difficile. Tuttavia, vicino a questo disegno, dove vi era questa ragazza che si abbracciava e baciava con un ragazzo, vi era anche una grossa X. Che cosa mai vorrà dire quella X? Forse una rottura, forse questo non era il ragazzo che sognava, o il ragazzo con il quale si è lasciata, non possiamo saperlo. Secondo gli psicologi, analizzando questi disegni, sembra che ci sia stato un trauma nella vita di questa ragazza e per questo abbia scelto di cambiare completamente stile di disegno. Probabilmente il disegnare e il creare questi disegni era un modo per lei per esternare i suoi pensieri più intimi. Tutto quello che sono riuscito a reperire su questa famiglia è che molto tempo indietro madre e figlia vivevano in questa vecchia villa e la madre chiudeva di proposito fuori la figlia di casa e le impediva di tornare dentro il loro appartamento, chiedendo alla ragazza di andare via da qualche parte. Sembra che la ragazza era stata costretta a rimanere fuori casa per ore e ore finché la madre non le avesse aperto la porta. Forse questi disegni rappresentavano proprio questo disagio che questa ragazza stava vivendo e di come una madre dovrebbe prendersi cura dei suoi figli e non lasciarli fuori casa in questo modo. Tra l'altro, in uno di questi giorni in cui la ragazza era stata lasciata fuori, era stata anche violentata da un uomo. Probabilmente quando ha finito le scuole superiori ed è tornata a vivere con la madre, queste memorie di questo tragico evento sono riemerse nella sua mente e forse questi disegni altri non erano che la rappresentazione di queste sue terribili emozioni che stava provando. Tuttavia, analizzando questi disegni, sembra che la maggior parte di essi non siano stati fatti da Xu Jun, appunto la figlia, ma che in realtà sono stati realizzati dalla madre. Infatti, sembra che anche la madre sia sempre stata una disegnatrice estremamente talentuosa. Tuttavia, questi disegni raccontano una storia estremamente interessante, soprattutto quando vengono analizzati da degli esperti. Infatti la prima cosa che balza all'occhio quando vedete questi disegni: sembrano più due sorelle o due amiche, non sembrano una madre o una figlia, e si fa anche fatica a capire chi sia la madre e chi sia la figlia. Sembrava quasi un riflesso l'una dell'altra, erano talmente identiche in questi disegni che realmente non si riusciva a capire chi fosse chi, soprattutto anche leggendo i messaggi. Alcuni di questi messaggi dicevano: aiuta mia madre a vivere una vita felice. Quando questa ragazza era alle scuole elementari, i vicini hanno finito per chiamare i servizi di protezione, appunto, per Xu Jun. Raccontandovi adesso un attimo la storia, quello che era successo è che durante il periodo delle elementari Xu Jun, come vi dicevo, viveva assieme alla madre. Tuttavia i vicini hanno telefonato, una specie di telefono azzurro, per aiutare questa famiglia, dal momento che appunto vedevano questa ragazza che veniva lasciata fuori per ore e ore, anche in tarda notte. E per questo motivo Xu Jun era stata portata via dalla madre e era finita per vivere all'interno di questa struttura, dove le hanno anche dato un'educazione e poteva frequentare le scuole, perché la madre non sembrava assolutamente in grado di prendersi cura della propria figlia. Quindi questa ragazzina è vissuta sin dalle scuole elementari fino alle scuole superiori all'interno di questa struttura, e tutti dicono che nel mentre che la ragazza viveva lì era una ragazza completamente normale, molto brillante,
costante ed anche intelligente. Sembra che durante questo periodo la madre non possa vedere la propria figlia dal momento che non era in grado di prendersene cura, ma sembra che questa madre avesse veramente un comportamento paragonabile a quello degli stalker, dal momento che cercava in ogni modo di avvicinarsi alla sua figlia. Si è recata in più occasioni alla scuola per poterla vedere. Anche gli insegnanti di questa bambina hanno testimoniato di aver visto la madre di Shujian in più occasioni nei pressi della scuola. Hanno detto che questa donna non aveva nulla d'affascinante, non indossava abiti costosi, vistosi e che non aveva neanche del make-up sul volto. Tuttavia, nei disegni che la madre faceva di se stessa, la rappresentazione che lei dava di sé era completamente diversa. Come potete vedere in queste immagini, lei si rappresentava in modo molto glamorous, con vestiti molto alla moda, con le scarpe col tacco, sempre con gli accessori perfetti, capelli e make-up fatti. Quindi diciamo che l'immagine che lei dava di sé in queste rappresentazioni e quello che questa donna realmente era, erano completamente diverse. In ogni caso, spostandoci adesso all'anno in cui Shujian ha compiuto 18 anni, la struttura purtroppo ha dovuto dirle che ormai era un'adulta, avrebbe dovuto lasciare quell'edificio e non poteva più vivere là. Purtroppo Shujian non aveva altro posto dove andare se non a casa della madre, e sembra che quando ha ricominciato a vivere con lei sia stato il momento in cui ha iniziato a fare questi disegni così oscuri. La domanda che molti si sono fatti è: ma che cosa è realmente successo in quella casa? Com'è possibile che una ragazza brillante, intelligente, con molti amici, che era comunque in un momento della sua vita felice e sana, all'improvviso sembra che abbia completamente cambiato la sua personalità? Che sia stata la madre che le abbia detto qualcosa che gli è rimasto in mente, o magari sono state delle vecchie memorie che sono state riportate alla luce per via di questo nuovo incontro con la madre, non possiamo sapere cosa realmente è successo. Ad ogni modo, Shujian aveva anche un fratello più piccolo. Questo fratello però anch'esso non viveva assieme alla madre, ma era stato infatti affidato a un'altra famiglia. Quello che questo fratello ha detto è che la madre soffriva gravemente di depressione e per via di questa sua condizione era stata ricoverata più volte in ospedale. La parte più triste forse all'interno di tutta questa storia è che da investigazioni svolte dalla polizia sono riusciti a scoprire che la madre di Shujian aveva nel suo conto bancario solamente $7 e quindi non poteva in alcun modo mantenere la propria figlia. E anche se questo non è sicuro, non poteva certo mantenere la figlia, e forse questo potrebbe essere stato uno dei motivi per cui queste due donne hanno scelto di smettere di vivere. La domanda comunque rimane: qual è stata la reale causa di questa morte? Possiamo fare molteplici speculazioni, ma non potremo mai arrivare a una risposta certa. Come vi dicevo, all'interno di questo appartamento non vi era nessuna fuoriuscita di gas, quindi com'è possibile che queste due donne siano morte in quel modo? Forse la madre ha fatto qualcosa alla propria figlia, ma allo stesso tempo non vi erano segni di avvelenamento, quindi chissà che cosa realmente è accaduto. E tra l'altro, che cosa rappresentavano tutti questi disegni? Qual era il messaggio subliminare che nascondeva dietro? Non so voi, ma a me questi disegni hanno alquanto spaventato, e sono quasi certo che dietro di essi si nascondano la chiave per risolvere questo mistero. La cosa che più mi rattrista comunque di questo caso è che se ci troviamo davanti qualcuno che magari sta lottando internamente o che ha tutti questi problemi e che non riesce a uscire da una situazione difficile, in che modo possiamo aiutare queste persone? È gente che non ha nessuno con cui può parlare, non possono andare da parenti, magari non hanno amici con cui possono confidarsi, e quindi è davvero triste come non sia possibile prevenire casi come questo, probabilmente in futuro. Ragazzi, questo era il mio pensiero. Sono davvero curioso di sentire anche la vostra opinione in merito a questo caso. Io spero che anche questa storia sia stata di vostro gradimento. Un saluto da Seba e ci vediamo al prossimo video. Ciao.